C'è una situazione degli enti locali difficile da tempo, ci sono stati troppi tagli in questi anni, tagli lineari, che sostanzialmente hanno indebolito la capacità di governo degli enti locali. Oggi i sindaci onestamente si trovano ad affrontare situazioni complicate, spesso con poche risorse. Criticità del sistema enti locali e correttivi da mettere in campo per migliorare la normativa vigente. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo anche il sottosegretario con delega agli enti locali Giampiero Bocci partecipa al convegno sull'area metropolitana promosso dall'associazione Campania Domani. Nel suo intervento ribadisce la volontà del governo di aiutare comuni, province e regioni in difficoltà dal punto di vista economico-finanziario e ne sottolinea il ruolo fondamentale per la crescita del paese. Da parte del governo c'è stato uno sforzo in queste ultime settimane, si è ripreso un dialogo con l'ANCI che ritengo fondamentale, c'è una sfida che riguarda la riqualificazione della spesa pubblica, bisogna provare a sbloccare le risorse per gli investimenti e aggredire ancora di più la spesa corrente. Una parte di questa sfida della crescita e della ripresa passa attraverso il recupero di normalità da parte degli enti locali. Stiamo interloquendo con il governo per trovare delle soluzioni importanti, insomma sono fiducioso del cammino intrapreso che sia quello giusto per mettere Napoli in sicurezza in modo definitivo. Presieduto da David Lebro, consigliere comunale di Napoli e fondatore dell'associazione Campania Domani, il convegno vuole coinvolgere la cittadinanza nel dibattito culturale e politico sullo sviluppo del territorio. Tra i relatori, oltre al sindaco Luigi De Magistris, anche il presidente della Commissione Enti Locali di Napoli Paolo Tarantino ed i sindaci dei comuni di Pozzuoli e di Striano. Questi comuni devono essere aiutati dal governo per arrivare al prossimo appuntamento di luglio nell'area metropolitana in maniera virtuosa, in maniera sana e sicuramente non in dissesto, con la speranza che il governo attraverso Bocci sappia cogliere le sollecitazioni e aiutare sempre di più gli enti locali che purtroppo in questi anni sono diventati più esattori per il governo che altro. Al centro del dibattito sugli enti locali anche una riflessione sugli effetti che il disegno di legge del Rio attualmente all'esame del Parlamento produrrà a Napoli con l'avvento dell'area metropolitana. È nostra intenzione presto riunire a un tavolo tutti i sindaci dell'area metropolitana, perché Napoli dopo Roma sarà l'area più grande per vastità e per numero di abitanti e ci dobbiamo far trovare pronti, perché è una grande opportunità che può rilanciare una parte significativa del sud.